Intanto un grazie sentito da parte del sottoscritto dell'Orchestra del Teatro Cilea e anche del Coro Lirico Cilea va alla città metropolitana e all'assessore delegato Filippo Quartuccio per la sensibilità rinnovata nel dimostrare intelligenza e apertura a questo tipo di arte che poi alla fine è l'arte internazionale, quella che mette a paragone tutte le grandi città. Siamo contentissimi di ripartire col concerto di Capodanno. Ci eravamo fermati nel 2020 con un bellissimo concerto, poi è successo quello che è successo, oggi finalmente ripartiamo. E veniamo anche da un periodo abbastanza proficuo, abbastanza intenso di attività musicale, sempre sotto diciamo, il contributo e quindi il patrocinio della città metropolitana. Poi ci sono stati altri eventi molto importanti a seguito dell'orchestra, quindi molta attività intensa in città e questo ci fa piacere perché dà senso di ripresa culturale. Ripartiamo appunto col concerto di Capodanno con l'orchestra e il coro del Teatro Cittadino. Abbiamo dei bravissimi cantanti, due sono locali, però quando dico locali bisogna fare attenzione perché oggi ci si confonde quando si dice locali e non locali. Per locali intendo che sono nati a Reggio Calabria, sono persone che sono attaccate alla nostra terra perché hanno origini reggine, ma sono due cantanti internazionali con carriere prestigiose. Sono il soprano Marily Santoro e Aurora Tirotta. E poi ospiteremo questo concerto il tenore invece Valerio Borgioni, che verrà direttamente da Roma. È uno dei tenori di nuova generazione, più in vista, con veramente anche lui una carriera importantissima alle spalle e tanti impegni in teatri internazionali nel 2023. E siamo contentissimi di averlo qui per il nostro concerto. Concerto che ovviamente quest'anno avrà un taglio un pochino più popolare anche rispetto alla scorsa edizione. Vogliamo ripartire dal fascino indiscusso dei cori verdiani, delle pagine pucciniane e poi ovviamente le daremo spazio anche ai noti valzer viennesi. È un programma molto 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 affascinante. Torna il concerto di Capodanno al Teatro Cilea, grazie a un impegno forte della città metropolitana di Reggio Calabria in collaborazione con il Comune. Il concerto è realizzato dalla società cooperativa Orchestra del Teatro Cilea assieme al Coro Lirico, professionisti della nostra città, grandi professionisti della nostra città che nel corso di questi anni si sono distinti per serietà, laboriosità e professionalità. E certamente è un onore per noi donare alla città un momento di elevato spessore culturale all'inizio dell'anno affinché ecco, si possa assaporare il clima sempre più natalizio, sempre più di festa, ma allo stesso tempo si possa anche fare una riflessione sull'importanza della musica lirica che come città metropolitana, mi permetto di dire, stiamo cercando di valorizzare soprattutto in quest'ultimo anno di attività, ma soprattutto per offrire al nostro territorio la bella musica, la buona musica ad opera di professionisti della nostra città e non solo.